Buona domenica a tutti ragazzi. Allora, oggi parliamo di questi cazzo di infortuni che continuano ad esserci in tutti i campionati. Perché è vero che in Italia ci sono stati 66 infortuni dall'inizio dell'anno, ok, infortuni tra muscolari, traumi, legamenti nel campionato nostro, ecco. È altrettanto vero che in Inghilterra, che è il secondo paese dove ci sono meno infortuni, dove ci sono sì meno infortuni in teoria, sono 46 e non sono pochi, non sono assolutamente pochi. Perché? Allora, ieri avevo letto un articolo di Di Marzio, in collaborazione con degli esperti, per quanto riguarda, insomma, il fatto degli allenamenti, del perché ci sono questi infortuni. Io ho la mia teoria e secondo me in parte, per la maggior parte, è vera. Perché quando io dico che questi giocatori giocano troppo, mi dicono: sì, ma i legamenti cosa c'entra con il giocare troppo? Ma i legamenti, l'infortunio ai legamenti è come se fosse un trauma, quindi come se fosse una contusione, una botta. Quant'altro, è solo casualità. Anche oggi uno mi ha scritto, giustamente, anche in seconda categoria ci sono infortuni e legamenti. Sì, è vero, però in una determinata categoria di un determinato girone di una determinata provincia, ok, quanti infortuni e legamenti ci saranno all'anno? Uno, se va male, due o tre. Massimo, massimo, ma io penso che uno ogni 2-3 anni ne vediamo per quanto riguarda un determinato girone, ai legamenti parlo. Problemi muscolari? Sinceramente io non ne ricordo, non ho giocato in prima squadra perché ho avuto problemi fisici purtroppo, però comunque seguivo le partite delle prime squadre e non mi ricordo assolutamente infortuni muscolari, ce ne saranno stati ma pochi. Io quando giocavo a livello giovanile non ho mai avuto problemi muscolari. Mi sono fatto male una volta, mi sono fratturato il metatarso, ma per un contrasto nella partitella d'allenamento. Okay. Perché dico che il fatto di giocare troppo porta anche a infortuni che inizialmente sembrerebbero, insomma, solo di sfortuna, di botte e quant'altro. Perché primo, in tutte le cose che si fanno, e anche e soprattutto nel calcio, conta questo. Conta la testa, ragazzi. Se tu non stai bene con la testa, se tu non stai bene psicologicamente, rischi di farti male più facilmente. Anche con una botta, anche in un contrasto dove non c'entra un cazzo il muscolo. Va bene, c'entra sempre questo. Allora, io, dai giovanissimi in poi, facevo tre allenamenti a settimana più la partita. 4 volte, ok? Perfetto. Questi qui, adesso vi dico, quando non ci sono partite infrasettimanali, giocano. Vabbè, la domenica, poi lunedì ogni tanto gli danno anche un giorno di riposo, per carità. Martedì fanno defaticante, o non lo fanno direttamente, vanno direttamente all'allenamento tosto. Mercoledì allenamento, giovedì allenamento, venerdì allenamento, sabato rifinitura e domenica partita. Se ci sono, e comunque sono tanti allenamenti, su 7 giorni, 6 di allena di 5 di allenamenti e una partita e un giorno di partita. Perfetto. Se ci sono, che è la maggior parte delle volte alla fine che succede, se ci sono i turni infrasettimanali, succede questo. Lunedì, domenica partita, no, ok. Lunedì allenamento, un po' di defaticante, poi vabbè, si inizia l'allenamento. Martedì rifinitura, mercoledì partita, giovedì defaticante, venerdì allenamento, sabato rifinitura, domenica partita. Questo è quello che succede. Tu non puoi pretendere che prenderanno i milioni, quello che volete, ma restano esseri umani, eh. Tu non puoi pretendere che, non dando tempi di recupero ai giocatori, che non significa defaticante, significa giorno di riposo. 1 o 2 giorni di riposo significa tempo di recupero, non defaticante, perché comunque solleciti il muscolo.
solleciti comunque, anche se fai lo scioglimento del muscolo e quant'altro, comunque è un allenamento. Comunque è un allenamento. Va bene. I tempi di recupero devono esserci tra una partita e un allenamento, e anche tra un allenamento e un altro allenamento, secondo me. Perché noi facevamo, cos'era? Juniores, ok? Sabato pomeriggio partita. Poi lunedì facevi un po' di defaticante, ma la domenica riposavi. Un po' di defaticante, poi ti allenavi il mercoledì e ti allenavi il giovedì, ok? Perché il venerdì, il giorno prima della partita, non dovevi allenarti. È così che si faceva. O molte volte poteva succedere, ma raramente, se mi ricordo bene, raramente ci allenavamo il giorno prima della partita. Perché è normale. Poi l'allenamento prima della partita, cos'è che si provava di solito? Gli schemi. Di chi giocava, dei titolari, la maggior parte delle volte contro magari quelli che partivano dalla panchina. Così si faceva. Perfetto. Quello che adesso voi non capite è che è tutto collegato. Non è che il legamento c'è un motivo, il muscolo ce n'è un altro. Sì, è vero, se andiamo poi nei dettagli, sì, ok, io non sono medico, non sono nulla, magari non so precisamente, però. So per certo che, avendo giocato a calcio 13 anni, so per certo che il corpo è uno, ok? Quindi, alla fine, qualsiasi cosa tu faccia può danneggiare qualsiasi parte del corpo, ok? Quindi, se tu non ti alleni bene, ok? Non ti alleni bene, non fai una vita da sportivo, ciò significa. Ad esempio, se è la partita la domenica mattina o la domenica pomeriggio, comunque il sabato sera di sicuro non fai serata, ad esempio, non bevi, non fumi. Sì, ci sono alcuni giocatori come Messi che fumano, però io quando giocavo a calcio non fumavo e assolutamente bisogna, secondo me, tenere un ritmo da sportivo se si gioca a calcio, se ci si allena e se si fanno partite. Poi è una cosa, perché poi mi fanno, vabbè, ma anch'io gioco 5, 6, 7 volte al mese, a calcio a 5. Ragazzi, calma, perché non è la stessa cosa. Ok, voi giocate, ci mettete tutto quello che volete, il 100%, non metto in dubbio questo, ma le pressioni sono altre. Le pressioni sono davvero altre. Giocare davanti a 50, 60, 70 mila persone. È una cosa, giocare tra amici, giocare al torneo dell'oratorio, ok, è un'altra. Perché ripeto che la testa fa tutto il resto. La testa ti fa, ha la capacità, e vi dico per esperienza personale, ha la capacità di farvi stare bene, fisicamente parlo, o di farvi stare male fisicamente, ok? Quindi non sottovalutate la mente umana, perché a quei livelli conta più di tutto, ma già ai livelli che giocavo io, giovanili, se tu non eri a posto con la testa, non, potevi essere anche un fenomeno, ma non giocavi bene. E soprattutto, se non eri a posto con la testa, rischiavi di giocare e di farti male. E di farti male non significa per forza stiramento o strappo, significa anche andare in malo modo su un contrasto e farti male. Che poi dici, vabbè, ma è una botta, è un contrasto, è sfortuna. No, no, la testa fa tutto, la testa fa tutto. Ti mette anche in condizione di farti male o di non farti male. Cioè, questo dovete capire, che è tutto collegato. Testa, corpo, tutto collegato. Poi, ripeto, ci sono varie cause, secondo me. Di questi infortuni, il fatto ad esempio di giocare troppo e, come ho già detto, il fatto di fare magari allenamenti qui in Italia perché ci sono tanti infortuni muscolari, soprattutto perché c'è un modo di allenare troppo fisico, cioè di sollecitare troppo i muscoli, di sollecitare troppo i tendini, i nervi, i legamenti, e questa è una cosa che comunque è stata provata dai medici. Chi ha un muscolo sulle gambe molto grosso, diciamo così, molto sviluppato, ha meno probabilità di farsi male. Non è impossibile, però è meno improbabile che
che si faccia male, soprattutto ai legamenti proprio, perché diciamo il muscolo regge tutto, anche il ginocchio ad esempio. Mentre chi ha una corporatura, un muscolo più ristretto, ecco, ha più possibilità di farsi male. Qua non c'entra più nulla l'Italia, c'entra l'Europa, perché sto vedendo infortuni, ad esempio Carvajal, no? Problema al cuore, perfetto. Come Lick Steiner qualche tempo fa con noi. E mi dicono: ma qua non c'entra nulla il giocare troppo. Mi fa ridere, cioè, mi fa ridere per non insultarvi, perché io ho avuto anche problemi al cuore e vi posso assicurare al 100% che il fatto di giocare molto peggiora, ok? Il fatto di sollecitare anche non solo i muscoli volontari, sì, ma anche i muscoli involontari, come il cuore, ok? Aggrava la situazione. Quindi il giocare di più su un problema che c'è magari e non è mai stato, diciamo, non è mai venuto a galla prima, peggiora la cosa. Quindi il cuore, cioè, vedete, i muscoli, i legamenti, i tendini, i nervi, le ossa, il cuore. Sono tutte cose collegate tra di loro, quindi qualsiasi cosa può fare la differenza tra il stare bene o stare male, il giocare di più o il giocare di meno, l'allenamento più fisico o più tecnico, perché il calcio, ragazzi, è tecnica e ci vuole sì l'allenamento per stare, appunto, per non rischiare di farsi male, perché poi cioè, da una parte c'è il troppo allenamento che sovraccarica tutto il corpo, ecco. Dall'altra parte, però, c'è il poco allenamento che ti condiziona e ti mette a rischio a stiramenti, strappi. Cioè, vedete, c'è tanta. C'è un limite da non superare da una parte e dall'altra. Bisogna stare equilibrati anche sul fatto del corpo, ok? Dell'essere del corpo umano. Bisogna sempre stare cauti su tutte le scelte che si fanno e su tutti i metodi di allenamento che si adoperano. Concludo dicendo, ragazzi, che in Italia, cioè in tutti i paesi, alla fine il dettaglio fa la differenza. Qui in Italia il problema più grosso è il fatto che si sovraccaricano i giocatori in una maniera impressionante, perché qua si lavora molto sulla resistenza fisica più che sulla tecnica. Però nel complesso il problema principale sono le partite in più, perché fate che da fine agosto, quando insomma sono iniziati i campionati, fino ad ora, tra nazionali e club, i giocatori hanno giocato su 10 partite, 12 partite, quindi sono troppe, effettivamente troppe, a quei livelli soprattutto, che non hanno, dopo un mese praticamente di sosta e un mese di preparazione, hanno iniziato a pieno regime praticamente, tra partite e allenamenti non hanno mai avuto un attimo di sosta, e questa cosa qui porta e comporta a rischio, aumenta il rischio sicuramente di infortuni di vario genere, non solo muscolari, ma appunto anche di crociati, perché sollecitando troppo appunto i legamenti, i tendini e quant'altro, si rischia poi di farsi male. E poi, secondo me, appunto, c'entra molto anche la testa di ognuno dei giocatori, insomma, perché c'è chi è più debole mentalmente rispetto all'altro e quindi è anche più esposto a infortuni, perché per voi non c'entra un cazzo, però, ripeto, la testa fa il resto. È molto molto importante essere a posto di testa, parlo di avere autostima, ecco, di avere autostima nei propri mezzi. E soprattutto dopo un infortunio come quello di Milik, rientrare psicologicamente al 100% da giocatore. Milik non l'ha fatto perché probabilmente è stato anche usato poco, e ciò ha comportato poi un ulteriore rischio anche all'altro ginocchio, perché, ripeto, il corpo umano è uno. Quindi qualsiasi cosa tu abbia da una parte del corpo può risentirne anche un'altra parte del corpo. Questo è il corpo umano, e quindi non è inutile parlare, quando si parla del corpo umano, parlarne come se fosse a spezzoni, come se fosse suddiviso. No, è uno e ogni parte del corpo è collegata con un'altra parte del corpo, magari quell'altra
che è più è dall'altra parte, ecco, del corpo. Quindi è inutile, ripeto, parlare come se fosse come se fossero segmenti. No, sono parte della stessa cosa, punto. Niente ragazzi, questo è il mio punto di vista. Ci vediamo per il post partita di Atalanta-Juventus. Campo difficile, l'importante è essere nel secondo tempo in pareggio almeno, perché secondo me l'Atalanta dopo l'impegno di giovedì calerà molto, perché ha corso molto giovedì, e bisognerà essere pronti ad approfittarne e vincere questa partita, perché saranno 3 punti importantissimi quanto difficilissimi, però bisogna ottenerli. Assolutamente, bisogna ottenerli assolutamente. Detto questo, ragazzi, vi auguro buona giornata, buona domenica, sempre fino alla fine Forza Juventus. Ci vediamo a un prossimo video.